Salvatore dell'umanità, bentornati a questa nuova puntata con Phoenix Point. Stiamo andando verso il finale, stiamo cercando di concludere la cosa, stiamo facendo le ultime ricerche e stiamo andando verso il finale del Sinedrio. Poco altro da dire. Cerchiamo di liberare tutto quello che c'è e cerchiamo di farlo dopo la sigla. Rieccoci qua. Allora, prima di iniziare, una cosa brutta. Dello schifiguri che fanno a capo a questa organizzazione, Game Revs, la voce del videogiocatore, mi hanno convinto a fare una cosa molto brutta. Mica vuoi fare un solo finale? Vorrei farli tutti, vero? Tutti e quattro. Vediamo. Iniziamo da quello del Sinedrio. Intanto, se ci penso, ecco qua. Punto dove posso andare a ripescare. Quindi siamo qui. Allora, cosa ci rimane da fare? Abbiamo una... Allora, intanto abbiamo Command Fortress, mi sembra, che è il finale del... Questo è il finale del Sinedrio. Questo è il finale di New Jericho. Abbiamo un po' di ricerche. Dobbiamo fare anche il Mutog. Dopo Project Domovoy. Basi. Da un po' di Mr. Repeller che stanno saltando fuori. Foxtrot sta andando verso di qua perché... Ah, qua c'era la... dobbiamo difendere la base che farà la missione lunare, giusto? Tu stai andando di qua a distruggere l'air, che potrebbe essere l'obiettivo della giornata. Delta Support è ancora qua. Assieme a... Oggi ho rivisto, tra l'altro, la missione in cui andavo a catturare Bravo. Non ce la faccio, troppi ricordi. Allora, se non sbaglio, Delta Support ha bisogno di un cecchino. Esattamente quello che c'è su... Bravo! Abbiamo un Angus Fungus e un Alexander Mussa. Quindi, caro mio Mussa, a posto Delta Support e via. E qua possiamo prendere un altro. Per esempio un infiltrator maxato. Che può fungere da scout. Perché no? Tra l'altro mi devo decidere a fare i... A parte le armature, tipo un'altra di queste, potrebbe, un altro set potrebbe andare bene. Forse con questo va un po' meglio. Quello che mi serve è un po' di Mist Goo Repeller. Allora, dicevamo che dovevamo... Questo doveva saltare dentro. Bravo. Provo a maxarlo. Come? Scout. Allora, fammi pensare... Dash è troppo bello. Dash è troppo bello per uno come lui. Poi qua. Return Fire con crossbow fa cagare. Quick aim vuol dire che posso sparare gratuitamente. Potrebbe essere interessante, eh? Devo sparare gratuitamente con questa. Ma per quick aim. Poi.
dovrebbe avvicinarsi al nemico, quindi questo non so se serve. No, non serve. Boom Blast, se non sbaglio, funzionava anche con i vermi, quindi Boom Blast. L'immunità al mind control è utilissima. Allora, poi, essendo uno scout, Double Perception, potrebbe essere quello che ci interessa. Questo non serve un tubo. Fireworm. Fireworm sono i miei preferiti, poco da fare. Peccato perché Goose Pit potrebbe essere interessante. Infatti questi tire qua sono... Pinchamillion. Questo non l'ho mai usato finora. Ora potrebbe aiutarmi, ma tanto c'è tanto di quel mutagen che me ne frego. Vada per il Gubomb. E qui? Qui è... Davvero non ho idea di che cosa fare. Andiamo di questo. Una granata incendiare potrebbe servire. Un'ultima cosa. Oh, anche una faccia. Diabolic Blue. Il Power Ranger. Povero, ovviamente. Ma che bellino, questo Power Ranger. Oh, serviva la Neuralizer. Che non faccio più, praticamente. Che tanto non catturo più nessuno. Però Neuralizer potrebbe servire. Sono talmente tante le cose che posso costruire adesso che mi ci perdo. Ok. Ah, qua ha creato lo scanner, quindi adesso stiamo scansionando in giro. Adesso se Delta Support ha tutti maxati. Se tutti maxati si possono già portare in giro. Se tutti maxati, quindi Delta Support può già andarsene da qualche altra parte. Tipo, per vedere questo. The Gift, mi sembra che aveva la squadra di rookie. Ne ha due non maxati. Tre non maxati, quindi sta bene lì dove sta. Due è ancora l'armadillo da ricaricare. Va bene. C'è un Pandora Nest. Dove erano i rookie? Questo è un lair. Un nest. Il nest è perfetto per la squadra di rookie. Di Delta Support. Bene. Abbiamo due attacchi in corso. Potrebbe essere più interessante. Allora. Alfa è un po' scarso. Uno va qua. Epsilon. Foxtrot va qua.
Charlie, non so dove stia andando. Anche lui sta andando qua. Però Charlie lo ridirigiamo qua. Delta Support potrebbe difendere la Living Crystal Quarry, che è questa qua. No, dobbiamo fare il nest. Tu non stai facendo nulla, Delta. Living Crystal Quarry. Anche bravo quando qua. Allora avevamo un fire, batte la pesca. Fire Rain. Tu sei quello che deve dare il rebuke. E almeno un pochino più di forza ti ci vuole. Chiaramente non è un problema. L'adrenaline rush devi fare. Ah, tra l'altro te non questo, tutto questo non serve. Volendo ti posso dare una pistola come backup. Tu puoi prendere la shotgun invece che il piranha. Mentre Mussa può prendere questo. Igor e Peller, a mano che arrivano le missioni, li mettiamo. Sicuro te lo becchi di repeller perché ti serve. Tu sei quello che dà frenzy. Cioè, tu sei proprio scarsissimo. Vogliamo un po' di gentaglia. Abbiamo un Tar Shadow. In Kabir. Non hai tanta velocità tu, no? Va bene, non problema. Benissimo. Ora devo andare a vedere dove sono gli altri avversari. Passettini avanti. Un po' troppo lontano questo. No, non ci arriverai mai in questo turno.
Nessuno da questa parte, no? Sono con armi paralizzanti. Nessuno proprio. Tutti qua per massacrare la gente e noi massacreremo gente. Anche tu sei proprio scarso adesso. Non puoi attaccare questo. Perso lo scudo, però hai... Madonna mia. Mario. Sono i nostri Diabolic. Vediamo che tu controlli di qua, ma questo fumble non mi è piaciuto per niente. Team Kabir. Andare a distruggere questa. Le granate incendiarie, no? Qui ce l'avevi. Devi andare a ripararti di qua. Perché quello quando si sveglia fa malissimo. Scusati, ho sbagliato la direzione. Vabbè. I'll keep my eyes open. Andiamo più avanti. Sei poison worm, non va bene. Non creano barriere.
Not bad, però adesso dobbiamo fare il giro dall'altra parte. Bene, ma non benissimo. Ora abbiamo da fare tutto il giro per andare a prendere questo affare qua. E abbiamo della gente che tutto sommato non è proprio dei fulmini, non sono proprio dei fulmini, eh. Nonostante l'animazione fa sembrare la cosa il contrario. Cioè posso raggiungere qualcosa là, devo passare qua in mezzo per forza. Ehi, ma io non ho fatto... In Steel Frenzy. Ecco perché sono così lì. Non ce la posso fare, eh. Esci lo scudo. Ah, tu puoi andare anche lì attraverso? Non lo so, Rick. Non mi sembra una grandiosa idea. Mettiamoci qua. E scudiamoci così proteggiamo anche là. Mario, corre. Cura. E anche tu fai rain. Devi muoverti. Non hanno fatto nulla. Però stavolta faccio un Steel Friend. Mannaggia le mie orecchie. Le mie povere orecchie. Adesso sì. Adesso sì, come raggio siamo. Ci siamo, eh? Ma tu hai finito i will point. Ops. Non hai più will point, però. Non c'è nessun morbidoso nemico da far fuori. Alerted. Oh, questo era proprio quello che mi serviva. Questo invece no, non mi serviva. E ora come lo raggiungo quello là? Tu sei quello più veloce di tutti? No, sei scarso con la velocità. Se ce la facciamo arrivare in una posizione che possiamo in cui possiamo provare a sparargli. Tu non hai più modo di tu non hai modo di sparargli quello là. Peggio del peggio proprio. Peggio del peggio. We've got incoming. Ma neanche per Sony ci arriverà mai quella roba lì. Oh.
No, abbiamo messo nei guai il nostro Terminator. They could be anywhere. E tu puoi sparare almeno gratis, va. Non riesci a mirarlo con là? Da qui? Ho provato. Tu non riesci a muoverti più di tanto, eh? Sembra, ma non ce la fa. Vabbè, penso che il nostro Terminator alla fine verrà mind controllato. E basta. E invece no. Adesso sì. Versi. Ok, ora è un cavolo di problema. Abbiamo un po' sottovalutato il nostro nemico. Non abbiamo più will point, ma neanche a pagarli. Di veleno, però mi sa che se muore quello là no, tiro le schede. E vabbè, si poteva far di meglio. Speriamoci. Che missionaccia. Ce l'abbiamo fatta. Almeno abbiamo distrutto sto layer. Non mi ricordo se al medical base sì, ce l'ha. Possiamo provarci. Tu ce l'hai già la cosa per andare alla mist, perfetto. Lavatrice non dovrebbe avercene bisogno. Qbert potrebbe avercene bisogno. Il cure peller, pardon. Tentacola ce l'ha già. Octopus Garden. Ce l'hai già. E vai di Octopus.
E andiamo. Molto bene. Allora, dove sarà il nostro simpatico amico? Di qua no? Di qua, mi sa. Abbiamo un, due pilastroni. Abbiamo due cappellone qua. E basta, sostanzialmente. Oh, ce n'è uno anche di qua. Adesso Tar Shadow. No, ha retto un fare. Benissimo, allora. Cosa da fare? Facciamo fare la donna Bondio. E tu vai di qua. Tutta roba che, di cui non ci serve niente. Dov'è una pistola che spara acido? Potrebbe essere interessante. Dobbiamo portarcela a casa? A vedere. Non che mi serva particolarmente, ma tanto vale. E quello ci viene. Quello viene a casa con noi. Allora, dobbiamo andare di qua. C'è una Chiron. Uji. Quindi questo spara vermi incendiari, no? Sì. Per ora lasciamola lì dov'è. Per andare dove dobbiamo andare? Dobbiamo passare lì per forza, no? No, non possiamo passare di lì perché è tutto bloccato. Tutto bloccato. Quindi dobbiamo passare di qua. Va bene. Open space. Abbiamo qualcuno che dà mind control. E neanche un heavy che faccia da granatiere, no? Però possiamo già iniziare a fare questo, così li distraiamo un po'. Certo. Sì. No, stavolta no. Rinnegatamente. Allora. Tu silenzioso nella notte vai verso il dome. Iniziamo a portarci una casa una e vediamo se effettivamente è lì che c'è la nostra simpatica amica Spawnery. Abbiamo un altro chirone. Sto per sparargli. Poison Worm. Qua dobbiamo fare qualcosa, sennò veniamo travolti da tutti questi vermiciattoli. Eccola la Spawnery, perfetto. Mutagen come se piovesse, come se ce ne avessimo bisogno. Una granata velenosa. Ok, questo forse ti può servire. Pentaculat. Quindi si può andare di qua. Se parla troppo distante. Può valere la candela il gioco? Hubert vai verso di qua. Iniziamo a far del male alla Spawnery. Al prossimo turno, no? Troppo lontana però. Pedor.
in visita la Terror Sentinel che è qua. Un tiro impossibile, faccio perdere. Non so neanche se dirti di andare verso questi, perché poi iniziano a sparare vermi a nastro. E la cosa non mi piace per niente. Adesso riusciamo a far fuori quello là. Uno sperpero di will point, non si sa mai. Per esempio questa cosa qua non è morta al primo colpo. Ora va molto meglio. Allora, qua è visuale sul chirone. No? Vediamo cosa faranno gli altri. Però i chironi vanno a spasso per fatti loro. Io direi che se tu riesci ad andare di qua e iniziamo a fare del male alla spawnery, o qui così, non hai quick aim. Tu potresti andare qua, vedere che cosa c'è di succoso. Oh no, cavolo, un meter interessante, no? Ok, altre munizioni che non ci servono. Va di qua. Di là un tritone che con regeneration, forse è stato un po' esagerato questo. Se gli tolgo le uova c'è prima. Octopus Garden. Allora, il problema è che se sto qua poi posso ritirarmi velocemente al prezzo di impiego meno gente, e quindi scorge alfa non mi serve più, quello è immobilizzato e lì resta. Abbastanza robusto. Tu non riesci a vederlo questo tritone, eh? Non un gran tiro, ma... Se già iniziamo a paralizzarlo va già bene. Vai, dona bomba. Prendi tutto quello che ti serve. Prendi tutto ciò che sai, che è vero. Che è vero.
posizione, potrei staccargli una gamba. Ma finché è lì che bazzica? A me che me ne frega. Ah sì, potrei anche fare così, torno indietro un attimo. Se arriva qualcuno, bene, se non arriva nessuno, noi stiamo anche bene così. Lavatrice. Octopus, dove lanciamo? Lanciamo qua. Vediamo se ci riesce a arrivare. Va bene. E niente, tanto qua abbastanza sprecato. Vai! Immaginavo, forse era un po' troppo. Ai! Questo ha fatto male, eh? Allora, tu sei quello che intanto gli fa male. Un uovo andato. Un altro uovo andato. Perfetto. Giusto per. No, non ha fatto niente. Le piccolissimi bugger a queste parti. Posso distruggergli un po' di armatura, no? Gli faccio meno male. Lo scorpion. Octopus. Mancato. Oh, bene. Meno uno. Sarebbe da fare. Intanto andiamo a insidiare quel maledetto Triton. Granché, però meglio che niente. Ah, tu puoi fare l'armor break. Muy bien, muy, muy bien. Mancato. Sono agitati.
Spawnery non è più cosa. Noi possiamo scappare da di qua, però c'è la Terror Sentinel. Oppure farci tutta la strada a ritroso. Non so cos'è meglio. Non hai modo di colpirla, né? Sentinella. Vabbè, ma tanto voi siete super veloci, quindi... Ora non più perché vi è finita l'effetto della frenzy, ma... siete abbastanza veloci da scappare. Regen, quindi non lo farò. Bravissimo. Scappiamo di tutto. Filiamocela. Il destino è stato bello, bello che danneggiato. Octopus. Non avevi visuale sulla Terror Sentinel. No, potevo usare, ci penso, la Disruptor Head. Troppo tardi. Ce la farò mai, ammazzarla. Visuale solo su quella in alto, è vero che scemo. Non so le cose che mi interessano. Tenta avvicinati. Iron le lasciamo lì per bruttezza, intanto non ci servono. Qua li abbiamo aperti tutti, e qua abbiamo tappato, non resta davvero niente, molto altro da fare. Vermicello lì giusto per tappare nel caso quella via d'uscita lì, e via. Scusate. Mi è piaciuto soprattutto il fatto che Chironi non abbiano fatto alcunché. Qua. Questo viene a casa con noi. Tu scappi. Di qua. Non resta veramente nient'altro da fare che fuggire ormai.
giusto per. Perché queste cose qua mi fanno abbastanza impressione. Oh. Tu puoi dare una mano forte. Come fai? Non vedi niente. E ce l'hai fatta, bravo. Bravo Pdor, è uno dei migliori cecchini che esistono. E lei cosa ci fa qua? Che era René Rush. E portiamoci a casa anche questo. Perfettissimo. Ci siamo portati a casa un'altra bestia. Iniziamo già a evacuare un po' di gente, eh? Che ci riusciva. Ah no, giusto, tu hai disabilitato la. Questo è andato. Terror Sentinel è andata. Benissimo, andiamo. Iniziamo a. Vabbè, intanto fai Steel Friends. No, Endure Panico, Steel Friends. Te ne vai. Rimangono solo i cecchini. Eccolo, una volta sono svegliati. Stanno attaccando il povero vermicello. E vabbè. Tanto adesso ce ne andiamo tutti. No, a parte Pdor. Perché Pdor è ancora promortito da... la balda mossa che ha fatto prima. Almeno un vermicello. Distrutto. Meglio telare, troppa gente. Sono completamente distratte dai nostri vermicelli. Che non c'è motivo di rimanere. E qua diamo fuoco un altro po' di roba così. Bene.
recuperato una marea di roba, per cui tre bestiacce. E un po' di pareri positivi in giro. Ma ti sto bene. Cavo è andato a proteggere. Un altro nest. Una rivale in Antartide. Tanto tu scambi il cibo per Imperial, che ne abbiamo un gran bisogno. Ok, il primo che... Benissimo. Quanto voi avete caricate? Research complete. The nature of Cenidrian reveal. Witness their fear. Hiding in safe zones. Like children. Trying to keep out the world. Apostates from reality. Escaping to shallow dreams of comfort. Afraid to dream. Non male. Deeper dreams. Afraid to plunge into the deep black sky and swim. Yes. Their bodies are too weak for this world. Yes. Soft and weak and broken. Insomma, non si vogliono bene l'uno con l'altro. Padre Sinitro che un po' li sopportano. Tanto siamo alleati con tutti e facciamo le ricerche che ci piacciono. Questo potrebbe essere utile. Tutto il resto è... Non stiamo producendo niente. Scorpion, ci manca un po' di Living Crystal. Anche un po' più di velocità. Messi bene, per bisogno un po' più di velocità. Potrebbe servire contro i vermicelli. Potrebbe servire contro i vermicelli. Mark for Death potrebbe servirti. Shock damage. The willpower. Tentacular sei già splendido. Di tuo, se non fosse che questa è buggatissima. Per ti ridò la mazza di prima. Possibile che sia così buggata. Di willpower. Posso farti del bene. Negatamente è uguale. Guardate questa, sa mai. E c'era una...
questo qua non me ne faccio niente. Anche questo qua non sa che non me ne faccio più niente. Bisogna livellare in una maniera terrificante. Questo serviva. Con Adrenaline Rush, sì. Tu hai bisogno poi di un botto di willpower. Ok, c'è nessuno da proteggere. Direi che adesso facciamo una bella cosa, salviamo. E direi che ci vediamo la prossima volta. Ok, non è aggiornatissimo. Andate a vedere anche i video che ho fatto su questo bellissimo gioco. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!